Ora vi raccontiamo, bambini, la vera storia dell'albero di Natale. C'era una volta un boscaiolo molto innamorato di una giovane fanciulla, così che un giorno decise di sposarla. Per non farle mancare nulla, il boscaiolo spendeva molto del tempo nei boschi a tagliare la legna, sia per poterla rivendere in città, sia per mantenere la casa sempre calda, grazie al loro camino grande in pietra. La sera di Natale, tornando a casa dal bosco, notò un maestoso abete sulla via del ritorno e, data la sua altezza e imponenza, ne venne subito attratto. Ma in particolare fu una cosa a catturare la sua attenzione. Nonostante la notte fosse incredibilmente buia, il boscaiolo notò che tra i rami dell'abete si riuscivano a cogliere le stelle e che proprio la luce delle stelle sembrava fuoriuscire dai rami. Sbalordito da questo spettacolo, il boscaiolo corse a casa per raccontare alla moglie questa cosa strabiliante. Sulla via del ritorno, però, gli venne un'idea e tagliò un piccolo abete. Una volta arrivato davanti a casa, piantò l'albero e mise delle piccole candele sui suoi rami, in modo tale da rendere l'abete illuminato. Quando la moglie del boscaiolo lo notò dalla finestra, ne rimase incantata e decise di volere sempre un albero di Natale illuminato. E così nacque l'albero di Natale nella notte magica del Natale.